Sabato sarà una corsa che attraverserà tutte le Apuane, sfiorando alcune vette o passandoci sopra vette come Sarria, Tambura. In tutto saranno 73 km per circa 5.500 metri di dislivello. Ho scelto di fare questa corsa per un motivo molto semplice, per la salvaguardia delle Apuane. Io penso che la salvaguardia delle Apuane possa essere fatta soltanto con un'economia che sia diversa rispetto a quella attuale. Sono molteplici, appunto c'è una disintegrazione sia della catena montuosa che viene praticamente lavorata sia per blocchi che soprattutto per tranne il carbonato di calcio, sia perché al di sotto delle Alpi Apuane ci sono alcune tra le sorgenti più importanti di tutta la provincia. Tutte insieme costituiscono il bacino idrogeologico più importante di tutta la Toscana, uno dei più importanti che abbiamo in Italia, e questo tipo di lavorazione mette a serio rischio appunto la potabilità e l'utilizzo di quest'acqua. Questa iniziativa è inserita in un contesto, ci saranno 2 giorni appunto a Trasilico, il 9 e il 10, in cui c'è la festa della montagna. Il 9 sarà appunto fatta anche l'incontro di Salviamo le Apuane, che è il gruppo a cui appartengo. Come ho già spiegato, sarà la partenza da Campo Cecina sopra Carrara con arrivo a Trasilico. Questa corsa è importante, secondo me, appunto per simboleggiare l'unione di tutto il territorio e mi preme fare appunto questa corsa per dare un minimo di visibilità al problema. Prendetevi mezza giornata, provate ad andare una volta dentro le cave, capirete cosa sta accadendo. Basta pochissimo.